Ad Avorgiani anche il Centro Teatrale San Gallo presenta uno spettacolo nel teatro, nella stagione teatrale del Comune di Tolentino. Sì, non è la prima volta che il Centro Teatrale è immesso nella stagione del Comune di Tolentino, ma quest'anno abbiamo due spettacoli, quindi siamo veramente soddisfatti di poter contribuire alla stagione del Comune di Tolentino con i nostri spettacoli, frutto di tanto lavoro di tanti ragazzi di Tolentino e dintorni. Anna Zanconi, Jewels nella stagione teatrale del Comune di Tolentino. Tre diverse coreografie che ricordano tre diverse pietre preziose. Jewels è sicuramente considerato uno dei capolavori di Balanchine ed è un balletto ispirato alle pietre preziose. Dicono che Balanchine l'abbia concepito ispirandosi alle vetrine di Van Cleef & Arpels passeggiando per la Quinta Strada a New York. E fu rappresentato nel 1967 infatti a New York per la prima volta. E sono tre sezioni, una ispirata agli Smeraldi su musica di Fauré, una ispirata ai Rubini su musica di Stravinsky ed una ispirata ai Diamanti su musica di Tchaikovsky, che poi rappresentano tre tappe importanti nella carriera ballettistica di Balanchine, in quanto la parte degli Smeraldi è dedicata alla Scuola dell'Opera di Parigi, quella dei Rubini al New York City Ballet e quella dei Diamanti alla grande scuola di balletto russo di San Pietroburgo e al Teatro Mariinskij. Lei con le sue allieve presenta La Pizzica, che è un balletto che ultimamente è stato molto riconosciuto, ci sono anche diversi festival in giro. Sì, diciamo che nella danza contemporanea utilizziamo la musica comunque della tradizione pugliese come base musicale. C'è stata un po' una tendenza nella danza contemporanea che è andata un po' a sostituire la musica elettronica, la musica popolare, e la pizzica per i suoi ritmi coinvolgenti si presta molto all'energia della danza contemporanea.